trovati sul canale di Basta Bollette, l'associazione di tutela consumatori che attiva i tuoi superpoteri legali contro i soprusi dei grandi operatori. Oggi parliamo di soprusi criminali da parte di ladri, dei nuovi ladri digitali che si impossessano delle tue credenziali di accesso al conto corrente e te lo svuotano. Si tratta della truffa meglio nota come SIM swap. Ma anche come phishing, smishing e vedremo le, le varie varianti. Ne parliamo tra un secondo. Intanto, eh, benvenuti a tutti voi presenti sul canale. Vi invito a iscrivervi cliccando il pulsante rosso Iscriviti eh, qui sotto se siete su YouTube oppure sul link che apparirà qui nei commenti tra qualche minuto quando inserirò. Il codice per iscriversi al canale, che vi darà la possibilità di seguirci e di ricevere eh, le informazioni dell'associazione, le news e le segnalazioni di quando siamo online e di quando potete partecipare per farci le vostre domande. Anche adesso, se ne avete, scrivetele qui sotto e nei prossimi 15-20 minuti risponderò a tutte le vostre domande attinenti alla tutela dei consumatori. Allora, come ci rubano i soldi in banca? Eh, beh. Abbiamo visto nelle precedenti, nelle precedenti trasmissioni, abbiamo parlato che con il Covid tutti eravamo online. Sono aumentati, aumentate a dismisura le vendite dei corsi online più diversi: corsi di cucina, corsi di crescita personale, eh, come far soldi e diventare ricchi con Amazon e tante altre amenità. Eh, e quindi la gente passava molto tempo al computer e molto tempo online. Non solo la gente normale, la gente onesta, anche i criminali che hanno trovato in Internet e eh, nei servizi tecnologici e digitali che Internet ha creato delle opportunità di eh, indebito arricchimento, di eh, crimine eh, consistente ad esempio nel, nel furto eh, dei, dei soldi che abbiamo in banca. Come, come fanno a completare e eh, a perpetrare queste. Eh, questi crimini lo fanno attraverso eh, l'impossessamento delle credenziali di accesso ai siti che possono av avvenire ehm, attraverso vari sistemi. Di cui uno dei più diffusi e, e conosciuti è il cosiddetto phishing, cioè l'invio li, da parte del, del soggetto criminale di chi vuole entrare nel conto di una email con la quale si spaccia per la banca. Tutti quanti abbiamo ricevuto mail delle poste italiane in cui ci comunicano che per problemi tecnici, eccetera, eccetera, il nostro conto eh, ha subito una sospensione, un blocco e quindi si mettono a disposizione, come sono gentili, di aiutarci a recuperare l'accesso al nostro conto, eh, compilando il modulo eh, che, a cui si accede cliccando sul link. Quando si clicca il link, a parte che non, non bisogna mai cliccare link di mail eh, sconosciute, provenienti da soggetti sconosciuti, anche se in questo caso la mail appare provenire da, da poste italiane, sembra essere una fonte attendibile, quindi noi ci clicchiamo magari senza darci troppo peso, eh, ma quando clicchiamo il link, nella migliore delle ipotesi, veniamo portati a una pagina in cui dobbiamo indicare i nostri dati, compilare un form con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, numero di patente, magari aggiungere la copia della patente e già lì ci siamo fregati e ci siamo incapprettati da soli, perché eh, ovviamente il soggetto criminale quando ha in possesso i nostri dati personali, eh, quando ha la copia della nostra patente, il nostro codice fiscale e magari anche il nostro numero di telefono, può fare una serie di attività molto pericolose e molto dannose. Prima di tutto può spacciarsi per noi, eh, quindi contattando il nostro istituto bancario, in questo caso Poste, e sostenendo di aver smarrito il, le credenziali di accesso. E con la copia del documento di identità mh, potrebbe anche eh, essere in grado di eh, appunto spacciarsi per noi e di recuperare le credenziali. Eh, in secondo luogo, con, eh, conoscendo il nostro numero di telefono e eh, avendo copia della nostra patente, Potrebbe andare in un qualsiasi negozio di telefonia spacciandosi per noi e sostenendo di aver smarrito uh, il proprio cellulare o la propria SIM, e quindi chiederne un duplicato e indovinate un po' il negozio in men che non si dica in pochi minuti. In genere, consegna al, al ladro, al truffatore, copia della nostra SIM. Il nostro telefono ci viene disattivato. Noi magari non ce ne accorgiamo immediatamente perché. Non siamo sempre ehm, magari eh, collegati. Abbiamo un momento. Siamo in vacanza. Stiamo dormendo. Mh, non ci rendiamo conto istantaneamente dell'assenza eh, del segnale. Oppure se ce ne rendiamo conto, pensiamo che eh, l'assenza del segnale possa essere un guasto momentaneo. E quindi attendiamo qualche ora, fiduciosi, addirittura il giorno dopo per poter per segnalare la cosa all'operatore. E, 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 e la riparazione del guasto in questo tempo ripeto possono passare ore addirittura un giorno in queste ore il soggetto criminale ha via libera con le nostre credenziali per, per poter eseguire accessi e operazioni uh, sostituendosi a noi quindi avendo il nostro numero di telefono che ripeto ci ha rubato ci ha copiato e questo è il sim swap, il cosiddetto sim swap, la truffa del sim swap, cioè il cambio di sim, andando al negozio e chiedendo il duplicato di una sim, con questa eh, sim duplicata andrà eh, in banca, si collegherà alla banca con le credenziali che, di cui si era impossessato chiedendo i nostri dati, la, la copia della carta d'identità e eh, spacciandosi per noi alla, alla banca e eh, accedendo alla banca Potrà disporre del nostro numero di telefono per ricevere gli OTP, quindi i codici temporanei, le password usa e getta che di solito le banche inviano con SMS. Che è un sistema, attenzione, molto insicuro. Perché ricevere un codice di autorizzazione temporaneo come l'OTP attraverso l'SMS è di per sé insicuro perché il numero di telefono del cellulare non è. Una, un canale di comunicazione che garantisce l'effettiva titolarità, l'identificazione del destinatario. Perché, come abbiamo visto, è semplicissimo ottenere un duplicato del numero di telefono, della propria SIM, eh, conoscendo i dati, le credenziali, avendo una copia del documento entità, che si sa, abbiamo visto prima, come è facile reperire, e andare in un negozio per chiedere la duplicazione della SIM. Quindi, eh, occhio perché queste truffe avvengono su canali che noi utilizziamo con una direi eh, semplicità e ingenuità eh, a volte eccessiva, riteniamo di essere sicuri e di compiere le nostre operazioni ma in realtà eh, operiamo su strumenti pericolosi e siamo sempre purtroppo soggetti a questo tipo di truffe, anche perché c'è un aspetto molto importante sulla nostra tutela che è quello che Uh, le decisioni che uh, le autorità giudiziarie, uh, l'arbitro bancario e finanziario, uh, quindi diciamo, l'ente di conciliazione per le controversie tra banche e utenti, hanno avuto modo di esprimere in questi anni sulla, sulla colpa e quindi sulle, sulle possibilità di rimborso da parte dell'utente che si è visto sottrarre uh, questi, questi soldi per accessi. Uh, illeciti al, al conto corrente non hanno sempre visto prevalere gli interessi del consumatore, anzi hanno visto spesso uh, scaricare sul consumatore delle colpe e delle responsabilità che obiettivamente il consumatore non dovrebbe avere. E spiego un attimo uh, in dettaglio, uh, sempre in maniera molto semplice. Uh, la legge. Come giusto che sia, prevede che la, la banca nel campo della gestione della sicurezza del proprio conto online ha una responsabilità cosiddetta semi oggettiva, cioè eh, la banca si presume che la banca abbia colpa se succede un furto delle credenziali del, del cliente e quindi una privazione, un furto dei soldi presenti sul conto corrente. Eh, questo perché la banca, in quanto soggetto che opera eh, in maniera industriale il servizio di mh, erogazione eh, del, del conto corrente e dei servizi bancari al cliente, è nelle migliori condizioni per predisporre dei sistemi tecnologici di sicurezza all'avanguardia che siano... Ehm, Rappresentino lo stato dell'arte eh, per quanto riguarda la, la tecnica e la sicurezza di questi sistemi, e non si può certo pretendere che il cliente, eh, lui sia eh, informato ed esperto, come potrebbe essere un, un soggetto che professionalmente opera nel settore, riguardo i sistemi di sicurezza informatici e riguardo le cautele da adottare sul sull'utilizzo del proprio conto corrente. Quindi, se succede un problema, la legge prevede che. In primis, eh, prima di tutto, deve essere chiamata a risponderne la banca, perché la banca deve avere dei sistemi di sicurezza certi, ehm, sicuri e affidabili. Poi, ovviamente, non è escluso che mh, nei, nei fatti, per come si sono svolti i fatti e le vicende, la colpa eh, sia effettivamente de de del cliente, perché se la banca adotta tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla legge, Ehm, ha una certificazione, una, una modalità di accesso a doppia firma con l'OTP che magari non viene neanche spedito con un sms ma tramite un'app che è più sicura dell'SMS. Eh, insomma, non si può dire nulla alla banca. Eh, può accadere che nel, nel, nel caso specifico sia il cliente a essere stato poco avveduto, un po' incauto eh, perché ad esempio teneva eh, scritte le, le password di accesso su un post-it. Presente sulla scrivania sulla propria scrivania di lavoro, oppure nel portafoglio che, che, che sbarrisce senza comunicare tempestivamente alla banca di aver smarrito il portafoglio con le credenziali eh, scritte sul post-it contenuto del portafoglio, in quel caso c'è un comportamento negligente da parte del cliente. E in effetti, quando questo comportamento del cliente si prova, cioè se la banca ha modo di provare, che c'è stata una colpa e un comportamento negligente del cliente eh, le decisioni della giurisprudenza e eh, soprattutto dell'arbitro bancario e finanziario hanno dato la ragione alle banche e quindi le banche non hanno dovuto restituire il furto eh, sul conto corrente eh, del, del cliente negligente eh, viceversa se la banca non può dare prova della negligenza del cliente allora il principio della responsabilità semi-oggettiva prevede che ehm, spetta alla banca eh, rimborsare, assumersi la colpa eh, la responsabilità di quanto è successo e eh, rimborsare il cliente del mal tolto eh, perché evidentemente appunto, eh, siccome la banca aveva la responsabilità di predisporre un sistema sicuro evidentemente questo sistema sicuro mh, non era così sicuro visto che il cliente pur non essendo negligente si è visto eh, sottrarre dei soldi, si è visto questo furto sul, sul proprio conto questo è in linea di principio e quindi questa, questa regola, quindi che la banca ha una colpa diciamo oggettiva, ha sempre colpa la banca salvo che non ci sia una colpa dimostrabile del cliente che è stato negligente, che non ha custodito propriamente le proprie credenziali oppure che le ha fornite in maniera diciamo sciocca, molto incauta a un... Un ladro che gliela ha via mail. Se non c'è questa ipotesi particolare, è responsabile la banca e la banca deve restituire i soldi al cliente. Ehm, tuttavia, anche questa quest ipotesi di negligenza eh, presenta alcuni casi limite, eh, alcune zone grigie che ehm, devono portare il cliente ad avere veramente un'attenzione massima ai suoi comportamenti e alla sicurezza, eh, ai, ai, ai criteri di cautela che lui adotta nel usare certi sistemi e nel collegarsi al proprio conto corrente. Perché anche in situazioni in cui apparentemente, adesso lo vedremo nell'esempio nell che vi faccio, il cliente non ha nessuna colpa, almeno secondo il mio modesto parere, eh, la banca avrà ragione e, e quindi eh, la banca potrebbe non dover restituire eh, i soldi sottratti al cliente. Anche quando il cliente obiettivamente non ha nessuna colpa. E vi faccio un esempio molto, molto attuale e molto recente. È ehm, la comunicazione presente su una banca. Adesso ve la faccio, condivido lo schermo così la possiamo vedere insieme. Si tratta della banca eh, BCC Sangok San Teatina, ma immagino che sia un'informazione presente comunicata anche sulle altre banche del gruppo eh, bcc ecco ecco qua dovreste vederla adesso e, ed è una, una dei, delle case eh, informazioni che vengono periodicamente eh, comunicate sul sito eh, questa è un'informazione intitolata Importanti informazioni sulla sicurezza e mh, la leggiamo insieme brevemente la banca dice mh, nel ricordare che nessun dipendente, nessun collaboratore della banca chiederà mai i tuoi dati di accesso a InBank, il sistema che loro utilizzano per l'accesso online, desideriamo portare all'attenzione di tutti una nuova modalità di attacco che i fraudatori utilizzano per effettuare bonifici non autorizzati utilizzando le credenziali di accesso a InBank. Quindi dice, state attenti, la banca non vi chiederà mai le credenziali, eh, anche perché noi abbiamo notato questi attacchi molto pericolosi. Eh, non occorre allarmarsi, continuano, ma noi già, già ci siamo allarmati eh, nel leggere la premessa. Ma ti consigliamo di leggere con attenzione questo messaggio al fine di essere informati e non incorrere in eventuali tentativi di estorsione. Tecnica utilizzata: il fondatore, quindi il ladro, invia un SMS utilizzando con mittente in bank, che eh, ricordiamo è il nome del servizio che la banca utilizza eh, per um, utilizza per fornire accesso online al proprio conto corrente. Il testo dell'SMS è questo. Per motivi di sicurezza il tuo conto è stato temporaneamente disabilitato per anomalie. A un nostro operatore si metterà in contatto con lei, si prega di seguirlo nei passaggi. Il messaggio viene fatto seguire da una telefonata in cui compare il numero della nostra assistenza. E in cui il finto operatore comunica la necessità di bloccare disposizioni fraudolente con l'obiettivo di impossessarsi delle credenziali di accesso, comprensive del codice OTP, one time password. Quindi è chiaro? Riceviamo un SMS sul nostro numero, il mittente dell'SMS è la banca, almeno questo appare dal testo del messaggio ci dice, eh, ci, il tuo conto è stato sospeso, ci sono delle anomalie in atto, adesso riceverai una nostra telefonata per aiutarti a risolvere queste anomalie e a eh, impedire l'accesso al conto da parte di soggetti estranei. Noi siamo allarmatissimi, aspettiamo con ansia questa telefonata eh, che arriva e arriva una telefonata da quale numero? Dal numero della banca che noi conosciamo. Quindi, in questo caso era la BCC, ma arriva un numero con sovrascritto Unicredit, appariva il numero effettivo di Unicredit, la sede degli uffici di Milano 02, quello che è, oppure il numero di assistenza che noi conosciamo? Magari abbiamo anche memorizzato sul nostro cellulare. Quindi siamo tranquilli. Riceviamo un sms da parte di un mittente che conosciamo. Subito dopo, a conferma di questo. Una telefonata da parte di un numero che conosciamo che sembra apparentemente lecito e attendibile e conosciuto. Beh, abbiamo ricevuto due conferme di sicurezza. Dall'altro capo del telefono, c'è un operatore che dimostra di, di conoscere chi siamo, che abbiamo un conto corrente presso quella banca, ha, ha molti nostri dati, eh, ci chiede delle informazioni. Noi pensiamo che voglia aiutarci, li telefoniamo e quindi gli diamo le informazioni che ci chiede, magari ci chiede soltanto di. Ehm, leggere l'SMS, il codice di SMS a cui magari loro possono dire non abbiamo accesso sai, ai suoi dati eh, riguardo le, le credenziali perché per sicurezza noi non possiamo conoscerli, però in questo caso dobbiamo fermare un attacco eh, urgente, una possibilità di, di furto, delle, delle operazioni anomale che ci sono sul conto, quindi mi legga per favore il codice OTP che è stato inviato così posso bloccare queste operazioni in questo momento che le stanno facendo sul suo conto. Di fronte a una richiesta del genere, tutti preoccupati di salvare il proprio conto corrente, forniamo queste informazioni e, e abbiamo realizzato l'operazione la, fraudolenta. Eh, L'attaccante, l'hacker. Il fondatore, come viene chiamato nel messaggio, avrà tutte le, le credenziali necessarie per poter accedere al nostro conto. Ci saluta dicendo che è stato tutto a posto: possiamo dormire suoni tranquilli. A breve, nel giro di qualche ora, verrà ripristinato l'accesso e potremo riaccedere di nuovo. Noi torniamo alla nostra quotidianità, salvo poi scoprire dopo qualche ora, accendendo il conto che è stato completamente svuotato. Ecco, questo purtroppo non è un, un film eh, o un'ipotesi o una storiella eh, horror, ma è quello che sta succedendo e che accade tutti i giorni. E che interessa eh, secondo una statistica eh, pubblicata recentemente, il 90% delle banche attuali che hanno denunciato all'ABI eh, il. Tentativi fraudolenti come quello che ho appena descritto. Il 40% di questi, di questi tentativi è anche andato a buon fine privando eh, quindi il, le vittime dei propri soldi sul conto corrente. Eh, ecco una, una truffa come questa. Ecco perché dicevo: stiamo attenti perché ehm, in, quest, in casi come questo noi non siamo tutelati, cioè. Ehm, per giurisprudenza le, le decisioni uh, che mh, affrontavano il tema come questo del cosiddetto phishing o, o smishing o, o vishing a seconda de della modalità email sms o voip una telefonata quindi vocale uh, a seconda del, del sistema del canale su cui queste informazioni vengono sottratte se noi riceviamo un attacco di questo tipo noi abbiamo fornito tra virgolette, volontariamente le nostre credenziali di accesso al soggetto attaccante, al ladro. E per questo non abbiamo usato quella cautela e quell'attenzione quella diligenza necessaria per evitare che qualche estraneo accedesse al nostro conto corrente. Per questo, in questi casi, il giudice dà torto al cliente che non ha adottato le misure necessarie di attenzione e diligenza e dà ragione alla banca che non deve restituire i soldi sottratti eh, da, da un lato al cliente attraverso un accesso illecito al suo conto corrente. Ecco, vedete che dopo che vi ho raccontato questo episodio emerge tutta l'ingiustizia di, di, di questa situazione, perché obiettivamente leggendo la descrizione che la stessa banca eh, pubblica sul, sul suo sito, descrivendo una tecnica e dicendo anche state attenti, fate attenzione perché sta succedendo e stanno operando in questo modo leggendo questa, questo fatto, io francamente non mi sento di dare colpe al, al cliente che vede un sms proveniente dalla banca apparentemente attendibile, seguito da una telefonata apparentemente sostanzialmente proveniente dalla banca, da, dal numero che magari abbiamo memorizzato nella nostra rubrica, in cui c'è un operatore che ci dà informazioni, ci, ci, ci rassicura e ci convince che è effettivamente un, un operatore della banca. Beh, in questi casi, non vedo come un, un, un soggetto normale che magari sta pensando a tutt'altro, sta in mezzo alla strada, sta facendo un, una cosa che non, non gli consente di essere presente, attento e, e cauto sugli su aspetti pericolosi dell'attività che sta subendo. Non vedo come si possa incolpare il cliente per una condotta negligente. Eppure e succede, eppure è esattamente quello eh, che i giudici vanno a valutare quando devono considerare se la colpa è della banca che non ha adottato un sistema sufficientemente sicuro o del cliente. In casi come questo, anche in casi come questo, eh, a mio avviso eh, il cliente mh, non può certamente essere considerato negligente o irresponsabile. Mm. Ecco, infatti, questa cosa si può vedere anche dalla, dalla parte finale del messaggio, che le, leggo insieme adesso, in cui la banca dice: Dopo aver descritto questa truffa, dice: Ricordiamo nuovamente che nessuno, nemmeno gli addetti alla banca, sono autorizzati a conoscere e richiedere i tuoi dati di sicurezza, in quanto sono le chiavi di accesso al tuo conto corrente. Ecco, dice: State attenti perché è questo è, è il nocciolo della responsabilità del, del, del cliente. Il cliente dovrebbe sapere, e la banca lo ribadisce in questo, in questo messaggio qui sotto nella parte finale: che la banca non chiama mai il cliente per chiedere i suoi dati, non chiama mai per avere le credenziali di accesso. Questa è, dovrebbe essere, secondo la banca, una verità assoluta che tutti dovrebbero conoscere, ma a mio avviso non è affatto una verità assoluta, non è affatto una, un, un fatto notorio che tutti conoscono. Eh, noi siamo abituati a interagire con mille soggetti che a telefono ci chiedono del mondo, ci chiedono tutti i nostri dati eh, perché dovremmo farci particolari problemi se una persona da un numero apparentemente della banca eh, si, che si presenta come un operatore della banca ci chiede dei dati inerenti della nostra situazione eh, del conto corrente della nostra situazione di sicurezza quindi ehm, insomma questa è una verità. Il fatto che noi non dobbiamo dobbiamo sapere che la banca non può e non deve chiederci mai i nostri dati personali, dovremmo stamparcelo eh, fermo, tatuarcelo sulla nostra fronte, perché è la, il modo principale con cui noi possiamo difenderci da queste truffe, perché tutti i truffatori, la maggior parte di queste truffe eh, ha successo grazie alla collaborazione che noi inconsapevolmente offriamo al, al lato, in cui noi forniamo proprio quelle informazioni di cui, lui, di cui lui ha bisogno per completare il furto. Eh, questo lo facciamo sulla base di una fiducia che noi diamo a, alle telefonate e alle interazioni che siamo ormai abituati ad avere sui canali eh, virtuali, anche il telefono, oltre che internet, l'email, gli sms, eccetera. E quindi non siamo portati naturalmente a... Mettere delle barriere di protezione quando riceviamo richieste di questo tipo. Questo è un atteggiamento, direi, insito nella natura umana, che è alla base della nostra, eh, della nostra debolezza e. Ehm, del nostro, del nostro pericolo di poter subire attacchi di, di questo tipo. Dobbiamo abituarci a cambiare atteggiamento e eh, a, a essere consapevoli che queste informazioni su questi canali assolutamente non devono essere eh, provenienti da noi. Possiamo riceverle dal, dalla banca, informazioni eh, diciamo, eh, che a noi interessano, ma sicuramente non dobbiamo essere noi a fornire su questi canali. Informazioni sensibili e, mh, e dati particolarmente importanti come questi, eh, dell'esempio che abbiamo fatto. Ecco eh, c'è una domanda, eh, vedo, vediamo se, se possiamo rispondere a questo commento. Aldo Vassallo, ciao Aldo, grazie per la domanda. Eh, lui dice: Mi arrivano in continuazione richieste simili al nome oltre che poste anche di Amazon, MediaWorld, PayPal e altri. È esattamente così Aldo, e, mh, purtroppo, purtroppo i nostri dati sono letteralmente alla mercè di una grande quantità di soggetti, sia leciti onesti e, e sia eh, disonesti e, e, e criminali, che eh, ovviamente cercano di usare questi nostri dati per i loro scopi per i criminali, per eh, arricchirsi alle nostre spalle e quindi... Queste, questo tipo di richieste eh, arrivano da parte di tutti i soggetti come Mediapod, Amazon, Paypal, poste eh, e banche che possono avere lecitamente, che in teoria eh, nelle, nelle forme lecite hanno accesso eh, ai nostri pagamenti a, o ai nostri soldi e quindi da parte di questi soggetti Uh, i criminali hanno gioco facile nell'effettuare richieste che purtroppo in gran parte, in gran parte vengono, vengono esaudite da parte degli ignari utenti che forniscono informazioni assolutamente riservate che dovrebbero tenere gelosamente custodite. Uh, benissimo, io volevo, mh, volevo dirvi questo, quindi per concludere uh, i vostri dati personali sono... Devono essere gelosamente custoditi anche i dati anagrafici, codice fiscale, data di nascita, eh, ancor più copia della patente. State molto attenti quando vi vengono chiesti, perché questi dati possono essere un, un tassello, un pezzo della, della truffa che poi si andrà a comporre con le fasi successive che vengono fatte al criminale, con la vostra patente, con i vostri dati grafici, ottenendo una copia della vostra SIM, presentandosi alla banca e dicendo di aver smarrito le credenziali, ottenendole, eh, chiamandovi poi per ottenere le smesse e, e tutta una serie di azioni che a catena poi vanno sempre più a, 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 ad accrescere la, la valanga del, del reato che, che si, si prepara con queste truffe molto ben congegnate. Contro cui veramente è difficile difendersi, anche perché, come ho detto poco fa, la legge purtroppo non, è, non, è, non si è adeguata e non è ancora pronta a rispondere in maniera efficace per combattere queste truffe, da un lato, e per tutelare gli utenti che le subiscono e che spesso um, devono supportare grosse perdite economiche a causa uno della, della criminalità e della Così della inventiva eh, purtroppo eh, dei, dei criminali che sanno molto bene come arrivare ad um, ottenere questi dati, e, e due, eh, perché non, non riescono a tutelare eh, nella maniera più efficace il comportamento degli utenti che si trovano a essere vittime. Eh, ignare spesso eh, assolutamente incolpevoli di, di queste tuffe bene, io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito vi invito eh, a scrivere qui sotto mh, i vostri commenti a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi al, al canale adesso metto qui sotto il link così che per le prossime dirette potrete essere pronti e informati su quando sono online e su quando potrete farvi potrete farmi le, le vostre domande un attimo che inserisco il link e dopo potrete, potrete cliccarlo e vi spiego tutto ecco qui ho copiato il link lo inserisco nel commento Link vi porterà nella pagina YouTube con il pulsante rosso iscriviti. Eccolo, l'ho appena inserito qui sotto. Lo vedete qui. Eh, vi invito ancora per qualche minuto, sono qui a, far, a fare domande qui sotto, come quella di Aldo Salo che saluto e ringrazio. E, insieme alle domande, qui sotto potete vedere eh, il link che ho appena postato, è un link a una pagina YouTube. Cliccando su questo link, vi apparirà il pulsante iscriviti cliccate su iscriviti e poi sulla campanellina che seguirà e in questo modo riceverete una notifica sulle dirette che faremo, su quando sarò in diretta la prossima volta, che vi anticipo è venerdì verso le 17. Siamo in diretta ogni eh, martedì e venerdì alle 17. E... Ciao Giancarlo, eh, grazie. Per la domanda che pubblica adesso Giancarlo Fabrizzi si aumenta tutto meno che lo stipendio e le pensioni, ma che cercare tutti i delinquenti, dobbiamo diventare quindi Giancarlo deve essere un aspirante delinquente, da quello che scrive, eh, se non, se, ma, vabbè, eh, ovviamente ho, ho frainteso il suo, il suo commento: eh, dice che aumenta tutto e si lamenta che tutto sta aumentando, giustissimo, però eh, intanto cerchiamo di. Uh, soprattutto perché aumenta tutto di conservare con, con gelosia uh, le, i risparmi faticosamente guadagnati e costruiti sul conto in banca che deve essere un posto sicuro e, e, dal quale ci dobbiamo sentire tutelati e non messi in pericolo per l'accadere la di queste truffe veramente odiose. Allora, uh, grazie ancora a tutti. Se non avete fatto eh, clic sul pulsante iscriviti, sul, canale, sul uh, il link iscriviti qui sotto, lo potete fare adesso. Grazie, grazie per la vostra partecipazione. Eh, mi piace vedere che siete numerosi, eh, mi piace vedere i vostri like, sono una conferma del fatto che potrò continuare a fare queste dirette e a cercare di rispondere alle vostre domande e a trattare argomenti che sono... Possano essere di vostro interesse. Se ne avete da suggerire, di argomenti, scrivetevi sempre qui sotto oppure mandatemi una mail all'indirizzo info che è la mail principale della, del nostro sito, della nostra associazione Bassabollette. Eh, I commenti rispondo in diretta, alle mail rispondo non appena le vedo. Eh, con calma eh, ricevete la risposta via mail. Grazie ancora, auguro buona serata a tutti e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!